E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come andiamo? State cavalcando qualche pump per caso? Io vi vedo, vi tengo d'occhio. In ogni caso, oggi giornata abbastanza folle perché tra Bitcoin che inciampa, ritraccia, ma come vedremo è un bel ritracciamento per adesso, è una bella candela quella di oggi. Se va a chiudere più o meno nella situazione in cui si trova ora, è veramente una candela bullish, lasciatemelo dire. Avevo condiviso un'analisi su Telegram proprio oggi che andava proprio a sottolineare quei due bei livelli di supporto che apparentemente stanno tenendo. Ma chi se ne frega di Bitcoin? Oggi chi se lo fila Bitcoin? Nessuno, ormai non fa più notizie. Oggi si parla soltanto di Dogecoin che sta facendo dei numeri completamente incredibili. Ha fatto il più 100 e passa per 100 da ieri, è entrato in top 5 per capitalizzazione. Capitalizza più di alcune aziende che hanno fatturati milionari, non lo so, vabbè, lasciamo stare, siamo in piena FOMO mode, ecco, ma ogni tanto sappiamo come funziona il mondo delle cripto, è così, in particolare adesso che siamo un po' in quella fase dove veramente la FOMO è ai massimi storici, non ho mai visto niente del genere e mi fa venire un po' in mente il sapore che c'era agli anni passati, no? Nei momenti di picco di euforia, dove bastava che compravi qualcosa, qualche shitcoin a caso e tu tranquillamente andavi in profitto, in guadagno e ti sentivi un dio, no? Dicevi, ah, io ve l'avevo detto che questa coin era fantastica solo perché magari ha pompato del 200%, però. Ecco, è un momento da godersi da un lato, perché insomma non c'è niente di più bello di quando la coin che possiedi ti pompa, però non bisogna farsi, ecco, annebbiare troppo la vista, perché è un rischio, bisogna stare attenti perché queste fasi non durano. Ecco, spero che non ci sia bisogno del rompipalle di turno, ovvero io che ve lo spiega, ma sarebbe troppo bello altrimenti, sarebbe veramente quella situazione in cui tutti si arricchiscono, nessuno sbaglia, tutti fanno soldi. E uno si chiede poi da dove arrivano. Detto questo, io vi volevo condividere un paio di notizie interessanti prima di andare a dare la parola a voi, quindi poi leggo le vostre domande. Mi raccomando, fatemi tante 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 domande, vi voglio carichi e non chiedetemi solo dovrei entrare su Doge a leva 100 per, perché altrimenti insomma non ci siamo, mi fate arrabbiare. Comunque, a proposito di Doge leva 100 per, io vi volevo dire che ho deciso di fare anche il profilo su Twitter, cioè in realtà ce l'avevo già, era morto e sepolto. Ho deciso di andarlo a riesumare, quindi io ve lo shillo assolutamente qua nella chat, perché così voi mi potrete seguire e soprattutto chi non mi segue è proprio una casalinga di Voghera, lasciatevelo dire. Quindi seguitemi su Twitter, mi raccomando, shitposting a manetta, non prendetemi sul serio quello che dirò, sappiate che il tono sarà esattamente quello che potete leggere nei tweet che ho già scritto, più o meno. Quello che mi passa per la mente senza troppi filtri lo condivido lì. Ogni tanto condivido anche qualcosa di serio. Vediamo un po' come va la giornata. Poi, tornando invece a cose un po' più serie, cioè non che questa non sia una cosa seria, però tornando alle notizie, ecco, oggi c'è stato un burn di BNB allucinante, non so se avete seguito. Sono stati, cioè sapete che ogni trimestre Binance distrugge parte dei BNB in percentuale rispetto al suo utile, no? Vanno a vedere l'utile che fanno trimestralmente in base alle fee e vanno a bruciare dei BNB per ridurre la supply, per incrementare il valore, solite storie, no? La cosa bella è che il burn di questo trimestre è il burn più grosso della storia, ma questo riflette di fatto il fatto che questo trimestre, il primo trimestre 2021, è il trimestre con maggiori volumi sugli exchange in assoluto. Non so se avete visionato qualche statistica, ma effettivamente ci troviamo in una fase dove i volumi medi giornalieri superano i 30 miliardi addirittura di Binance. È pazzesco se ci pensate, cioè allucinante. In ogni caso, il burn eseguito oggi ammonta a 600 milioni di dollari e passa. Non trovo la cifra esatta. 600, no,
Questo era BNB, vabbè, fidatevi di me, erano 595 milioni di dollari che sono stati sottratti dal mercato, e questo ci fa capire più o meno quanto potrebbe essere l'utile di Binance, no? Inizialmente sul white paper di Binance c'era scritto che bruciavano il 20% dell'utile di BNB in BNB in base al ricavato dalle fee, come vi dicevo, quindi dovrebbe essere 5 volte tanto. È vero che ultimamente è sparito dal white paper quel 20%, quindi non siamo più tenuti a sapere qual è in realtà l'utile di Binance, ma vagando un po' con la fantasia, se fosse sempre il 20% vorrebbe dire 3 miliardi di utile in un trimestre con soltanto le fee. Pazzesco. Alla faccia di Coinbase, oserei dire. Chissà se in futuro anche Binance si arriverà a quotare in borsa, chi lo sa. Secondo me prima deve un attimino sistemarsi dal punto di vista della compliance, poi magari ci potrebbe arrivare. Comunque sarebbe veramente curioso vedere, cioè potrebbe fare qualsiasi cosa Binance con la liquidità che ha. Una domanda che mi fate spesso riguardo ai burn è se influenzano il prezzo di BNB. Allora, la mia risposta è che lo influenzano sul lungo termine, ok? È una componente fondamentale per l'economia del token, perché di fatto riduce l'offerta e quindi accresce il valore. Però non è una di quelle notizie, di quei fatti che ti causa il pump. Ecco, quello no, non aspettiamocelo. Quindi è sbagliato, è veramente un errore grave dire, bene, c'è il burn, quindi io compro BNB che così al momento del burn sale. No, quello è un errore, ok? Non cascate in queste trappole, perché a volte, insomma, viene da pensarlo, ma appunto non è così. Poi, un'altra cosa che vi voglio chiedere a voi, in realtà, perché mi avete veramente shillato ai massimali questo Popsicle Finance, che è una piattaforma di DeFi, ho visto che funziona su tre blockchain, Ethereum, BSC e Phantom, e sostanzialmente va ad utilizzare gli altri i DEX in sostanza per andare a dare liquidità, farmare un po' in giro, ci aggiunge la ricompensa nel suo token che è il token ICE, e in sostanza tu farmi come un drago. Effettivamente, se andiamo a vedere, gli APY sono molto alti sui pool che contengono ICE stesso, sia su BSC che su Ethereum, anche su Phantom. Su Phantom sono ancora più alti, però occorre ovviamente farmare FTM. Adesso volevo vedere se ce la facevamo a cambiare la chain, così vi facevo vedere tutto. In ogni caso, non ho trovato molte informazioni, ad esempio sugli audit, sulla liquidità, su varie cose, cioè ho trovato solo le informazioni su questo sito, e di fatto la liquidità non mi sembra particolarmente alta, quindi io non lo so, chiedo a voi, qualcuno di voi l'ha provato, come vi trovate, lo reputate interessante, lo utilizzereste? Perché a me sembra un po' in fase di avvio, cioè me l'avete chiesto in tantissimi e mi avete fatto venire voglia di darci un occhio, però i volumi sono ancora estremamente bassi, quindi io personalmente non lo utilizzerò ancora, non lo proverò. Lascio la parola a voi, visto che me l'avete shillato così tanto, vi chiedo insomma cos'è che vi ha fatto venire voglia di provarlo. Invece io vi shillo questo, cioè vi condivido, perché non shillo niente, non ci sono referral link, non c'è niente del genere, questo Ellipsis, che ho scoperto in questi giorni, è il parallelo di Curve, ok? Non so se conoscete Curve su Ethereum, è un DEX basato solo su pool, che ha solo pool di asset di pari valore, quindi zero impermanent loss, come ad esempio le varie stable, il 3 pool famoso, con dentro USDC, USDD, USDC, USDT e BUSD in questa versione Binance Smart Chain. Poi abbiamo sempre quello di RMBTC, dove c'è RMBTC e BTCB, quello di Binance al posto di WBTC, e poi c'è questo FUSD, che è quella di Phantom con il 3 pool. E se vedo anche ICE, quindi in qualche modo deve centrare anche il nostro Popsicle, non lo so. Fatto sta che questo l'ho trovato interessante, perché a parte che sono gli stessi smart contract di Curve, quindi teoricamente auditati, e in quanto tali, insomma, Curve è abbastanza longevo e sicuro, e in più ha 2 miliardi e mezzo di liquidità, quindi è sicuramente un pelino più contenente liquidità rispetto a Popsicle. Gli APY sono interessanti, quindi questo credo che lo proverò così per sfizio. Vi chiedo se qualcuno di voi ci ha già avuto a che fare, come si è trovato e se ha qualche altra informazione da condividermi. Come vedete, gli APY sono tutti in EPS, che è la coin di Ellipsis stesso.
Poi, altre cose da dirvi non ne avevo, quindi ho fatto anche i compiti a casa con Popsicle, che me l'ero segnato qui. Di altri compiti a casa non me ne ero segnati, non sgridatemi se ho dimenticato qualcosa, e adesso quindi posso tornare da voi. Dogecoin è sceso, ha perso la top 5, male Doge, male, cosa mi combini? Allora, torno da voi, così rispondo a un po' di domande, poi andiamo a dare un'occhiata ai grafici. Nel frattempo lo tengo qui sotto, come al solito, come insomma porta fortuna, perché guardate questa candela che, se la chiudiamo qua sopra, io sono molto molto contento. Ecco, allora partiamo dall'alto, vediamo cosa avete da chiedere di bello. Dai un'occhiata al grafico dell'indice del dollaro, hai visto che il gold si sta risvegliando alle prese con la resistenza dei 1008. Allora, il dollar index, andiamoci a dare un'occhiata. Tac, cosa sta combinando il dollar index? Ma niente di particolare, adesso è in un canale crescente al momento. Vediamo un po' se rimbalza, però non lo so, io ho notato che non vale più così tanto la correlazione tra questo e Bitcoin, non so se l'avete notato anche voi. Io già sono uno che non è che vada a seguire più di tanto, apprezzi più di tanto quel discorso di andare a cercare il legame tra gli asset tradizionali e Bitcoin, perché se magari dal punto di vista macroscopico, quindi dall'altissimo, ci può essere una sorta di tendenza, poi andare a inserirsi su di essa a livello operativo, cioè per aprire e chiudere posizioni, non diventa molto pratico, anche col discorso dell'SP500 quando c'era, il dire ma quando succede una cosa sull'azionario allora Bitcoin reagisce così, ma dato che poi non era sempre vero e c'erano mille sfaccettature, io tendenzialmente evitavo. Invece andiamo a vedere il nostro oro, che ormai per me è diventato soltanto un asset da portafoglio, non ho più fatto operazioni speculative. In ogni caso, ecco, è alle prese, dici giustamente, con una resistenza importante, 1780. Questa resistenza che origina da qua, viene ritestata di nuovo qua, e al momento dobbiamo un po' capire, no, se la vogliamo recuperare oppure no. Se la recuperiamo potrebbe essere un bel reclaim del blocco precedente, no, perché questo di fatto è una sorta di sanguinamento lento con un po' di anomalie, perché qua abbiamo fatto il reclaim, poi siamo tornati giù, poi così, e adesso vediamo se facciamo il reclaim del blocco. Teoricamente è un setup long, stiamo a vedere. Sta di fatto che, lo sapete, insomma, una piccola componente d'oro io ce l'ho, poi con il ribilanciamento mi vado un po' a giostrare la situazione. Poi procediamo. Ciao dalla casalinga di Voghera, voglio la casalinga di Voghera come tronista uomini e donne. Ormai la casalinga di Voghera è un movimento nazionale, spero che oggi ci sia, perché ieri l'ultimo live, non so se ve lo ricordate, c'era un utente che seguiva col nickname proprio casalinga di Voghera, che l'ultima domanda che ha fatto è stata: ciao Luca, ma secondo te devo andare in leva 100 per su Doge? Che era una domanda trollissima, ma cara casalinga di Voghera, se l'hai fatto per davvero, secondo me adesso godi parecchio. Comunque, cosa ne pensi, ecco, infatti, di entrare su Doge con leva? Hai per caso qualche Doge che ti avanza? Sono tutti miei Doge, non si toccano. Magari un giorno facciamo un mega airdrop di Doge, chi lo sa. Volevo chiederti, hai notato che Bitcoin sta creando forti divergenze con gli oscillatori più famosi come l'RSI? Dobbiamo preoccuparci? Allora, non sei il primo a farmelo notare. Andiamo a dare un'occhiata su che time frame, sul daily. Io non sono un grande fan degli oscillatori, come sapete, però le divergenze effettivamente spesso funzionano. Quindi diamoci un occhio. RSI, tac. Vediamo un po' com'è. E effettivamente potrebbe essere, ne abbiamo una qua, tra questi due picchi, insomma, abbiamo una divergenza, tac, e effettivamente potrebbe esserci una terza divergenza. E insomma, è da confermare ovviamente, quindi non lo so, secondo me è sempre la price action ad avere l'ultima parola, ovvero dovrebbe andare a invalidare il breakout e andare a perdere dei livelli chiave. In questo modo si confermerebbe anche la divergenza e potrebbe effettivamente essere una situazione sgradevole. Tra l'altro c'è pure qui,
Occhio che roba. In effetti, facendoci caso, io un'altra caratteristica che osservo spesso è la distanza tra i massimi, no? Quindi se andiamo a vedere questa, questa e questa, di fatto non so se notate una sorta di, ecco, appiattimento. E quindi, non lo so, non vorrei che si stesse un po' indebolendo questo trend. Sta di fatto che, adesso non vi voglio spoilerare l'analisi, però al di là di questo discorso sugli oscillatori e che in generale comunque la FOMO è un livello tale che la guardia deve essere alta, mi raccomando, però al momento, non lo so, mi sembra che la domanda sia ancora viva e vegeta, in particolare vedendo la reazione di oggi, cioè oggi c'è stato un sell-off che ha spazzato via un po' di liquidità sotto alla scorsa shadow, ve l'ho detto, poi lo approfondiamo meglio, è andato ad attaccare due livelli chiave, questi due livelli chiave hanno retto entrambi. Per ora, ovviamente, bisogna vedere la chiusura, però caspita, questo è un segno forte di domanda, di voler comunque tenere in piedi quel nuovo high che è stato fatto in questi giorni. E quindi io non lo so, metto sempre al primo posto la price action. Io sono fatto così, ho capito che Bitcoin si comporta cioè in maniera molto veloce e molto reattiva al mercato, e quindi l'utilizzo comunque di oscillatori, di indicatori che vanno a gestire uno storico di dati può aggiungere qualche informazione utile, però la metto sempre in secondo piano rispetto alla price action nuda, che invece è quella cosa più immediata e più visibile che il mercato ci dà il giorno stesso. Allora, vediamo un po' dove siamo arrivati. Ciao Luca, un'analisi di Refinance, è un mese che te lo chiedo e oggi è la volta buona. Andiamo a vedere Reef. Ogni tanto riesco a leggervi, mi spiace, ma ultimamente siete in tanti e quindi faccio un po' più fatica ovviamente a leggervi tutti, purtroppo, perché fosse per me io streamerei per 10 ore a fila e risponderei a tutte le vostre domande e analizzerei Doge e Cardano 50 volte probabilmente. Comunque Reef, allora, di nuovo, come sempre, abbiamo un livello di riferimento, se vi ricordate, che è questo pool verde, quest'area di liquidità verde che si trova tra i 54 e i 62 satoshi, ok? Questa zona verde è un bel pool di domanda che al momento sostiene la price action di Reef e tiene vivo questo range, questo qua, tac, ok? Lateralità, siamo in lateralità dopo una fase rialzista e una punta qua di massimo che un po' anomala, però vabbè, ci può stare. Però adesso siamo in lateralità, sembra che la base di questo range stia tenendo e in quanto tale, finché tiene, può essere un interessante pool di domanda. L'avevamo già fatta questa analisi con stop loss per esempio proprio sotto a questo, a quest'ultimo spike, e magari anche con la chiusura della candela per evitare falsi movimenti, ecco, o altrimenti un hard stop sotto a quest'altra candela più vecchia, sempre per evitare di farsi mangiare lo stop e poi vedere il movimento riassorbito, cosa sgradevolissima. E quindi il classico setup è un entry in qualche posizione all'interno di questo pool di liquidità in domanda sotto al range, o altrimenti quando abbiamo qualche falsa rottura del range stesso, quindi pescare la liquidità e poi rientrare al suo interno. Sono i classici setup da range. Take profit si può fare o in zona range high, oppure se lo andiamo a rompere eventualmente abbiamo i nostri 105 come seconda resistenza. Superati 105 abbiamo la nostra amata price discovery, ma per il momento è abbastanza lontana, quindi questa è la fotografia attuale di Reef. Il bearish scenario invece è quello di perdere questo range low in maniera definitiva, e allora insomma abbiamo come paracadute la zona 45 che ce la dà questo clusterino, e poi c'è un buco nero che finisce nel nulla praticamente, perché di altri supporti fino ai minimi locali non ne abbiamo, quindi stiamo a vedere. Però l'impostazione complessiva non è affatto brutta. Poi procediamo. Allora, ciao Luca, grandissimo, una domanda su FTX, è regolamentato? I fondi sono coperti oppure un exchange come un altro? Grazie.
Guarda, è un exchange che reputo, cioè io lo uso, ok? L'ho sempre usato, mi trovo benissimo e lo reputo affidabile, però è un exchange, non è un Coinbase, a parte che neanche Coinbase ha delle assicurazioni sui fondi e robe del genere, ma è un simil Binance, ok? Vedilo in questo modo, è come Binance dal punto di vista dell'affidabilità e della regolamentazione, quindi è un po' decentralizzato. Allora. Buonasera Luke e buon weekend a tutti, anche a te. Mi piacerebbe avere un tuo parere su MIR. Guardiamo il grafico, conviene entrare long adesso, aspettare ancora un po'. Andiamo a vedere questo MIR. MIR BTC esiste? No, MIR USDT su KuCoin. Ah, Mirror Protocol tra l'altro, è un altro dei compiti a casa, mi sa era, mannaggia. Allora, è bruttina questa punta, Non mi piace granché, è lui vero? Sì, MIR è l'unico. Allora, qua abbiamo un trend, indubbiamente, però abbiamo anche questa punta qua. Quindi, non lo so, quando vedo queste punte subito assorbite, tra l'altro, io di solito non vado più a cercare tanto i long, perché di fatto di altcoin ce ne sono tante, ok? Quindi se c'è un motivo particolare per cui uno sta seguendo questa e magari ci vuole investire, allora il discorso cambia. Ma se è per cercare il trade speculativo, allora secondo me con questa situazione non siamo proprio nel migliore dei casi, ok? Poi mi sembra una coin poco liquida e quindi molto irregolare. Non lo so, non è il mio tipo di grafico. Ecco, ti dico la verità, molto sincera, però resta il fatto che il trend è assolutamente rialzista, regolarissimo, e quindi volendo fregarsene di questa anomalia si può tranquillamente, magari vedi che già sul settimanale anche lì vedi un po' di anomalie, fregandosene di quello, dunque che livelli si possono andare a osservare? Avremmo questo circa 8 qua sotto, il livello attuale volendo potrebbe essere un cluster, ma non c'è domanda, quindi non lo so. Ripeto, non mi convince, perché anche se arrivasse qua andrebbe a fare una sorta di equal low e poi dubito che andrebbe a fare un higher high, quindi sarebbe più probabile costruire un pattern o di lateralità o peggio ancora di possibile inversione con dei lower high. Ripeto, queste punte qua vanno un po' a rovinare tutto il quadro grafico di questa coin. Ecco, poi Allora, ma quindi Doge è destinato a salire secondo voi? Ragazzi, io adesso non riesco a capire a che punto arriva, no, la serietà e la non serietà, perché comprendo che siamo tutti gasati per la situazione in corso, però non fatevi male su Doge, mi raccomando. È vero, magari io adesso vi dico questo e domani fa ancora per due, però voi fatevi una domanda, cioè io voglio correre dietro ai pump buttando soldi a caso su coin che possono o pompare o crollare e quindi andare a giocare alla roulette, o sono qui per investire o per fare trading in maniera consistente, consapevole e soprattutto longeva, si spera? Ecco, questa è un po' la domanda che c'è da farsi per capire se vale la pena star dietro a Doge oppure no, perché al momento è un pelino esteso, ok? Allora, che ne pensi di DOT nel medio-lungo periodo? Beh, DOT è eccellente, nel senso è ottimo, adesso guardiamo anche il grafico, ma lato fondamentale, assolutamente nulla di nulla da dire. Allora, oggi giornata di contrazione, tra l'altro per molte altcoin, tranne alcune che se ne strafregano, come Theta, che ormai, ma Theta a che posizione è di CoinMarketCap? Dove è arrivata? 14esima, madonna, Theta allucinante. Poi cos'è che vola oggi? Tezos vola pure, boh, non lo so. Theta, VET, mamma mia, VET, che numeri che sta facendo anche lei. Tra l'altro aveva fatto un setup perfetto qui di breakout e retest da manuale, allucinante. E poi di altre, Litecoin, un po' di shitcoin a caso, Neo pure, Ontology. Come mai? Ma ci sarà una ragione. Comunque, torniamo a DOT. Dimentichiamoci un attimino delle shitcoin, DOT Bitcoin. Allora, ecco, noi lo seguivamo, se vi ricordate, quando ha pescato da qua, avevamo detto che era un possibile entry, perché questo di fatto è un pool di liquidità. Tra l'altro ho intravisto la domanda: che cos'è un pool di liquidità? Io penso che si riferisca ai pool di liquidità qui nei grafici, non a quelli tipo Uniswap eccetera, e quindi mi spiego. Un pool di liquidità io lo definisco in questo modo, è una definizione che
non lo so, non è da manuale, nel senso, io lo vedo così, lo definisco così, ma in sostanza è un'area, qui è poco chiaro perché mi pare che l'avevo preso sul settimanale, esatto. Allora, è un'area che va a coprire quella zona che parte dalla chiusura della candela, quindi la classica resistenza, si parte con una resistenza e si prende anche la zona delle shadow che ci hanno chiuso appena sopra, ok? Prima di un eventuale break, di un'eventuale rottura. Qual è il senso di un pool di liquidità? Allora andiamola a vedere meglio su Bitcoin, che secondo me ce ne sono un paio, esatto, che dicono il fatto loro, che hanno qualcosa da dire. Allora, guarda, questo pool di liquidità numero 2, adesso senza anticipare l'analisi, però abbiamo una resistenza, qua vabbè è un pelino anomalo ma rimane una resistenza, e qua sopra abbiamo le shadow, ok? Tac, guarda quante, più ce ne sono e più diventa importante, perché cosa ci dice? Ci dice che qua sopra, appena abbiamo provato ad andarci, che cosa è successo? È successo che siamo stati respinti, quindi c'era della liquidità in offerta in quel caso lì. Una volta che vedo che ce n'è ancora, perché ci sono tante shadow che ci provano e non ci riescono, vuol dire che insomma i sellers sono belli attivi in quella zona lì, e nel momento in cui ce li mangiamo tutti, cioè assorbiamo tutta quella liquidità in offerta e superiamo il pool, allora quel pool lì diventa il contrario, perché tutta l'offerta è stata comprata in quella zona lì, e quindi quella zona lì che ha avuto tanti compratori da chi prima vendeva è diventata una zona di sostegno che quei compratori avranno interesse a tenere in piedi, a difendere, barricare, e quindi diventa un pool di domanda per l'appunto. E questo è banalmente il concetto di pool, è un'area che va dalla resistenza al top delle shadow prima della rottura. Ora torno di nuovo da voi. Allora, su Polkadot, no scusa, no, ho interrotto tra l'altro l'analisi, ma non c'è molto altro da dire, perché questo pool ha tenuto, ha portato di nuovo a fare, ad attaccare il massimo senza fare di fatto un higher high, questo è un movimento un po' insulso, e poi qua ha ritracciato un attimino, adesso è un po' in una fase di pseudo lateralità, direi. C'è da vedere se questo 0.000661, quindi 66.100 sat, tiene, oppure se andiamo di nuovo a pescare da qua sotto, se tiene qua sopra sicuramente ha una potenzialità bullish, perché come vedete abbiamo un minimo crescente, massimi uguali, e quindi si forma una sorta di triangolo ascendente, ma è presto per dirlo, ok? Quindi adesso cancello un po' di scarabocchi e torno nuovamente da voi, eccoci. Allora. Vett ormai sembra inarrestabile, sale solo per speculazione. Guarda, non lo so cosa sta succedendo su Vett, effettivamente non ho seguito tanto i suoi sviluppi, però è veramente un drago. Allora, su SafePal posso fare una transazione da un indirizzo legacy a uno Segwit? Ma direi proprio di sì, non vedo perché non dovresti. Puoi valutare per favore BTT USDT? Andiamo a darci un occhio a BTT USDT. Vediamolo. Sta un po' ritracciando. Allora, questo l'avevamo identificato sulle 4 ore, secondo me. Esatto. Però è un ritracciamento che non mi piace tantissimo, sai? Perché sta facendo un po' così, tac, con degli equal low, e di solito questo poi si risolve in un breakdown, quindi personalmente per me è no per il momento. Non mi ispira nemmeno un pochino, detto proprio in maniera semplice. Allora, volevo chiederti un paragone tra Binance e Coinbase, e tra l'altro chiederti se sono paragonabili. Binance mi sembra così superiore in tutto, specie negli strumenti che ti offre, eppure Coinbase nella sua semplicità gli tiene più che testa. Come mai? Allora, tu considera che Coinbase ha una clientela istituzionale molto importante, perché avendo sede in America, essendo compliante con tutte le normative del caso, è più istituzionalizzato, ok? Per l'appunto. Mentre Binance è più sneaky, ok? Da quel punto di vista lì, quindi non si sa bene dov'è la sede, dov'è la giurisdizione, a chi dà retta e chi non dà retta, se opera secondo norme oppure no, e quindi
è palesemente superiore, eh? Cioè io preferisco Binance tutta la vita, però la clientela magari istituzionale, i fondi, chi vuole comunque seguire le regole dalla A alla Z perché magari è in America e l'America rompe molto le scatole su ste cose, si affida di più a Coinbase. Questa è un po' la ragione, però io personalmente vado dritto su Binance, io preferisco Binance. E dunque, ho visto che BTC App non aveva rotto l'all time high a differenza di Bitcoin, ed effettivamente oggi si è dimostrato un falso breakout. È la tokenizzazione delle posizioni in leva aperte su Binance Futures sulla stessa coin. Può essere un indicatore? Non ci ho mai riflettuto su questa cosa. Potrebbe essere interessante. Devo darci un'occhiata, devo approfondire. Ciao Luca, cosa ne pensi di entrare su Doge con leva? 100 per, solo 100 per. Hai voglia di fare un'analisi di CHZ USDT? Sono entrato long a 0,53, ma vorrei aumentare il capitale investito cercando il momento giusto. Allora, andiamo a dare un'occhiata a CHZ USDT. Vediamolo. Com'è messo? Dunque 4 ore, no, giornaliero, eccolo, vedete, avevamo identificato anche qua i due livelli di supporto sull'intraday, secondo me. Andiamo a vedere se di fatto erano, dove li abbiamo tirati fuori sti qui, sull'orario addirittura, no, impossibile. Questa linea bianca da dove arriva? Dal settimanale? Non riesco a raccapezzarmi in questa analisi, ragazzi, non so. Forse per la shadow, boh. Beh, fatto sta che questo invece, il clusterino verde sotto, vi sto facendo venire il mal di mare. Questo era sulle 4 ore e tac, è stato pennellato proprio qui, pazzesco, e adesso apparentemente tiene. Quindi, che dire, adesso c'è da capire se il movimento che vuole fare è un movimento di lungo termine, quindi andando a rompere anche i massimi attuali, tac, quindi 73 centesimi di dollaro. Nel caso si può andare a pensare a un entry eventuale su lateralizzazione o primo storno dopo la rottura, altrimenti abbiamo sempre questa zona intorno al range low, perché qualora dovesse andare a ritracciare e perdere tutto quest'ultimo impulso, non so se sarebbe una bella mossa, eh? Quindi forse adesso, se scusate, faccio queste analisi in cioè live proprio, non ho preparato nulla, quindi penso a voce alta, magari potrebbe valer la pena tenere in considerazione anche questo attuale supporto e il pool di domanda sopra adesso, quindi una cosa di questo tipo, e magari allo storno, se ci sarà in questa zona, si potrebbe costruire una posizione con target proprio il range high o oltre se lo rompe. C'è da vedere, queste ovviamente sono tutte posizioni speculative, non di investimento, sono posizioni pensate per il breve. In questo caso lo stop loss potrebbe proprio essere qua, perché sarebbe una posizione non riferita al range low, ma riferita proprio a quest'ultimo impulso, che se viene assorbito vanifica tutto quanto. E quindi potrebbe essere interessante. Poi, andiamo avanti. Allora, casalinga di Voghera è diventata ricca, anche secondo me, sempre se poi l'ha aperta davvero la posizione. Allora, Luke, ti racconto una cosa. Dopo che per mesi ho fatto i tuoi elogi ad un mio amico, lui mi ha scritto: hai visto che ha venduto tutti i suoi ether? Che fesso. No, c'è cascato in pieno nel pesciolone d'aprile, ma cioè era davvero credibile, dai, ditemi di no, vi supplico, ditemi che non era credibile quel video, perché altrimenti piango qua in diretta. Allora, ci parli di Ellipsis Finance? Assolutamente, molto valido. Popsicle è un progetto di un italiano, perché non lo intervisti? Ah, ecco perché ce l'avete tutti così in super FOMO, non lo so. Potrebbe essere interessante, però prima deve essere interessante il progetto stesso, perché altrimenti è uno come tanti, cioè non è che non mi sembra una novità così galattica, ecco, uno tra tanti, però potrebbe essere interessante. Ho amici che adesso mi prendono in giro perché gli dicevo che Doge è l'esempio perfetto di shitcoin. Guarda, qualcuno ha detto una cosa furba un po' di tempo fa, che Doge ha un indicatore della situazione di quanti retail ci sono, e quindi il fatto che pompi Doge, no, ci fa un po' alzare la guardia forse, però
se si riesce a cavalcare un pump ben venga, ma senza andare a impazzirci dietro e soprattutto a comprare quando pompa, quando estende. Vediamo cosa abbiamo qui. Cosa ne pensi dei sudcoreani che si sono spostati verso VET, Ravencoin e NKN? Cosa vuol dire i sudcoreani? Cosa hanno fatto? Tanta roba Popsicle, siete infomissima proprio. A un paio di settimane di storico c'è dietro Cronje, ovviamente nessun audit. C'è dietro Cronje pure a Popsicle, nessun audit. Ecco, questo già mi spaventa un po'. Audit, si pronuncia audit, scusate. E che ne pensi? Oh, cos'è? Che ne pensi di entrare su Doge con leva? Ridaglie, oggi va così. Io sto farmando ICE sia con FTM che BNB. Tanta roba, quasi meglio degli anolini in brodo. Non ti allargare troppo, eh. Ciao Luca, ho comprato Ethereum su Binance e li ho messi in stake per Ethereum 2.0, così da ricevere BETH. Se io prendessi parte di quei BETH per metterli nel liquid swap EtherBETH di Binance o in un pool EtherBETH in una piattaforma DeFi, la mia rendita per lo stake diminuirebbe o rimarrebbe uguale perché tanto ormai li ho trasformati in BETH? Se non erro, no, la rendita non te la dà più, mi pare, perché se tu di fatto vai a tirare via i BETH da Binance, non hai più la rendita, ecco. E quindi bisogna scegliere da una parte o dall'altra. Però la rendita che ti danno le DeFi è sicuramente più alta di quella di Binance. Poi, Popsicle è live da meno di un mese. Sì, è un po' rischi forse, non lo so. Sapete come sono fatto io, non voglio buttare cacca su una piattaforma nuova, non è assolutamente cosa che intendo fare, però io punto di più alla cautela, ecco, quindi se c'è una piattaforma nuova io preferisco forse aspettare un attimino che abbia un po' di credenziali. Poi. Cosa ne pensi di Theta? È fantastica Theta, spinge molto perché ha delle partnership interessanti, ha un progetto interessante, soprattutto vivo e vegeto, nel senso non è aria fritta, e quindi ha il suo perché, poi ce lo sta dimostrando anche la sua ascesa dell'ultimo periodo. Poi, dunque, qua ci sono un sacco di domande. Coin da comprare su FTX o su Binance, che differenza c'è secondo te? Ma sono due ottimi exchange, niente in particolare, cioè si può tranquillamente usare uno o l'altro, le fee sono simili, forse su FTX sono un pelino più basse sullo spot, però siamo lì. Ellipsis è figo, però bisogna stare attenti al fatto che su alcune pool c'è un deposito della durata di 3 mesi, eccole infatti. Le coin si possono ritirare prima dei 3 mesi ma con una penalità del 50%, spero di essere stato d'aiuto. Grazie mille perché sei stato d'aiuto. Effettivamente se su alcune pool c'è il vincolo bisogna fare attenzione al fatto che sono vincolate lì e quindi ti tolgono la liquidità e ti vai a vincolare a un rischio di rimanere lì dentro per 3 mesi e poi magari non scamma la piattaforma, però comunque è un vincolo che va sottolineato. Poi sono in coda alla rosticceria cinese ad ascoltarti, mi guardano tutti come un pazzo. Questo è il commento del giorno, fantastico, questo me lo screenshot sicuramente. Allora, ti volevo ringraziare per i video sul tuo canale, ho iniziato da poco a studiare trading e il tuo corso è stato fondamentale. Ti ringrazio, mi fa piacere. Corso gratuito, vi ricordo, a disposizione di tutti sul mio canale YouTube. Ho costruito un portafoglio hold con Bitcoin 55%, 30% Ether, 5% ADA, 5% SOL, 5% UNI e qualche spicciolo su One. Mi dai un giudizio, soprattutto sull'holding di One? Ma guarda, mi sembrano tutte comunque coin sensate, dai, è un wallet a medio-alto rischio, 5, 10, 15, non mi tornava le percentuali, no, però sì, mi tornano adesso, non avevo visto l'ultimo. Ti dico, sono tutti progetti interessanti che hanno il loro perché, quindi di shitcoin non ce ne sono dentro. Se le hai scelte un motivo ce l'avrai, la distribuzione, te l'ho detto, è a medio-alto rischio, perché comunque c'è una quasi metà su altcoin, Ethereum incluso, e quindi è un portafoglio abbastanza volatile. Sul discorso di One, qualche spicciolo intendi che quindi è la componente gambling, immagino, che poi non è neanche tanto gambling, perché One non è assolutamente una shitcoin, è una piattaforma interessante, una blockchain alternativa anch'essa, e ti dico la verità, io
adesso sto seguendo, sto cercando una possibilità, un metodo furbo per andare a allocare una piccola parte di portafoglio proprio nelle blockchain alternative, nelle varie blockchain alternative, e quindi ci fosse una sorta di indice ETF tipo quelli per la DeFi che avevo visto l'ultima volta, capiterebbe a fagiolo. Però ti dico la verità, non mi dispiace il tuo portafoglio. Allora, guardi il grafico BTT USD per favore, l'abbiamo già guardato, quindi differita se non l'hai visto. Di Pancake Bunny che ne pensi? Ma Pancake Bunny ci sta, secondo me, una buona piattaforma che anche lei ormai cuba non so quanti miliardi, mi pare 3 o 4 addirittura, e quindi per me è opinione positiva, ecco. Vediamo, cosa ne pensi dello staking su Radium? Ottimo, fantastico. Ovviamente ti fa detenere Ray, che è la coin di Radium, però ti dà un APR interessante, e tu volendo lo puoi sempre shortare per andarti a coprire, però lo shorti col perpetual, quindi attenzione al funding. Poi un setup long su Rune, abbiamo già analizzato Rune, andiamo a dare un'occhiata a Rune, oserei dire, che l'ho aggiunto pochi giorni fa alla watchlist, non al wallet ma alla watchlist. Un setup long adesso non facile, perché come vedete ha spinto. Allora abbiamo un supporto, partiamo dal lungo termine, un supporto qua giù, ma siamo veramente lontani, quindi è pressoché inutile. Andiamo sul daily. Sul daily abbiamo qualche livello di riferimento in più, però non mi piacciono granché sti livelli, perché c'è questo qua, 20.004, che è una sorta appunto di top locale. Poi abbiamo quest'area qua sotto, tra il bottom e il top, la seconda. E infine quest'altro supporto. Bene, quindi il primo setup long potrebbe essere in prossimità proprio di questo supporto 20.004, sopra il quale c'è anche un pool di liquidità, come vedete, una roba di questo tipo, volendo includere un paio di shadows. Questa non so se la includerei, sinceramente si potrebbe includere anche lei, però me lo va ad allargare un attimino troppo. Adesso c'è un po' da vedere se appunto recuperiamo subito, perché partiamo da una condizione di iperestensione, quindi se recuperiamo subito la forza di risalita e andiamo a fare nuovi massimi, vuol dire che non è nemmeno un ritracciamento questo. Se invece andiamo a perdere questo livello qua, con buona probabilità si potrebbe andare ad atterrare su uno di questi due, quindi potrebbe valer la pena tenerli d'occhio. Andare a cercare il long già qui è proprio una posizione molto molto aggressiva e anticipatrice. Vista l'estensione non so se me la sentirei più di tanto. Vi dico la verità, non è proprio uno di quei grafici che mi fa impazzire. Vediamo se le 4 ore danno qualche altro spunto, ma sembra che insomma sia non vada ad aggiungere molto, se non che appunto qua potrebbe essere stato un bottom locale. Bisogna vedere, non lo so, non è che uno di quei grafici che mi dice qua c'è proprio la posizione bella, ci sono un po' troppi punti interrogativi. Nulla toglie al swap trend, per l'amor di Dio, però essendo così estesa ed essendoci un po' di ambiguità sul setup non mi fa proprio impazzire, ecco. Poi domanda sulla market cap, oggi sembra segnare una candela doji di indecisione. L'ultima volta così pesante è stata il 20 febbraio, subito dopo c'è stato un drop del 20%. Ti chiedo, secondo la tua esperienza, quanto può essere probabile la ripetizione di questo tipo di pattern? Andiamo a darci un'occhiata alla total market cap, è da un po' che non la guardiamo, Allora, dov'è? È qua. Abbiamo detto daily, una candela di indecisione che l'ultima volta mi hai detto il 20 di febbraio, quindi questa qua. Effettivamente è vero, però guarda, c'è stata qui, come c'è stata anche 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 qui, se ne possono trovare veramente tante, perché la capitalizzazione complessiva mette insieme talmente tante cose che di fatto andare a guardare i pattern delle candele spesso è fuorviante, perché contengono troppe informazioni e quindi rischiano di essere un po' appunto fuorvianti. La cosa che io guardo di solito qui sulla market cap complessiva è una trend analysis abbastanza basilare, come può essere andare a identificare supporti e resistenze e banalmente delle aree nella quale si muove. In questo momento
Ci troviamo in uptrend perché, come potete vedere, abbiamo tutti i massimi, i minimi crescenti e i massimi crescenti, e non c'è ancora un segno di decelerazione. Quindi questo mi fa pensare che magari sì, potrebbe essere cosa lateralizzare un attimino prima o poi, però non vuol proprio dire che questa candela non vuol dire che dobbiamo iniziare a stornare adesso, ecco. Secondo me è un grafico che ancora non ha nulla da dire, proprio per non voler attribuire per forza un significato a una candela un po' forzatino. Poi ciao Luca, io sono riuscito a entrare praticamente sui minimi di Bitcoin, DOT, Ethereum con una posizione molto veloce. Il problema è che non si può sapere se continuerà a scendere. Hai qualche consiglio? Allora, BTC, DOT e Ether sui minimi, oggi intendi? Hai qualche consiglio? Bisognerebbe anche capire qual è il tuo orizzonte temporale, cioè se tu vuoi fare una speculazione veloce, allora dovresti sapere dove andare a chiudere, se andare a chiudere. Se invece era una posizione di medio-lungo termine, come costruirla, come portarla avanti nel tempo ed eventualmente come mediarne il prezzo. Questa è la cosa più importante in assoluto. Così su due piedi, cioè un consiglio non ha senso, cioè non bisogna chiedere un consiglio così, devi sapere tu qual è lo scopo della tua posizione. Poi vorrei sapere la tua opinione sul progetto Terra, lo reputi valido? Ecco, questo era uno dei compiti a casa che dovevo fare e me lo risegno. Terra, Mirror Protocol, tutti quei dintorni lì, ecco. Allora, aspettando la live mi sono messo a fare le tortillas, vanno bene lo stesso. Dai, butta fuori anche un margarita, così andiamo di messicano. Allora, ciao Luca, ho partecipato a un drop che mi puzza di scam. La coin è Polka Domain Name. Oddio, scam non lo so, non l'ho mai sentita nominare però, quindi non saprei, cioè tu non hai dato niente in cambio però, no? Quindi anche nel peggiore dei casi, se non valesse niente, poco male, è un airdrop. Ciao Luca, conosci Young Platform? Se sì, cosa ne pensi? Allora, personalmente non l'ho mai usata, ma è un ottimo exchange a quanto ne so, ne ho sentito parlare solo bene. Poi, gli spring staking che Binance ha fatto mi sembrano un po' dei pacchi. Alti APY, ma puoi mettere pochissimi fondi, pochi spiccioli di rendita. Che ne pensi? Sì, è una cosa molto democratica, ho visto. Ci sono dei limiti molto stringenti e poi durano poco. Quindi di fatto sì, APY, ma ti dura quel tot di tempo. Quindi non è niente di trascendentale, ecco. Però possono essere interessanti per chi appunto è un po' pigro e non vuole stare a utilizzare particolari piattaforme che altrimenti renderebbero di più, però lì su Binance hai tutto a portata di mano con massima semplicità. Potresti analizzare Cake BUSD? Ossia, Cake è da un po' che non lo guardiamo e andiamolo a vedere. Allora, pazzesco Cake sempre. Al momento sta un attimino stornando, ma neanche stornando, perché al momento c'è questa zona di domanda qua sotto che tiene botta, sotto i 22,7. E poi qua c'è questo 18,9 che è l'altro supporto, quindi se dovessimo perdere i 22,7 andremmo a dirigerci, presumo, da queste parti. In particolare anche qui c'è un pullettino di liquidità in domanda qua sopra, ok? Quindi questi sono un po' i due livelli chiave. Per un setup sull'eventualità di voler andare a cercare appunto l'attacco a questo pool di liquidità, si può cercare o lo sweep addirittura, quindi di entrare appena sotto e mettere lo stop loss poi qua sotto al supporto scorso, quindi avere comunque un buon rischio rendimento, o altrimenti per andare a cercare un setup qui si potrebbe appunto entrare sul pool di liquidità e mettere lo stop loss in zona 15, sotto i 15, che è sotto all'altro supporto ancora più giù, quindi a scalini, la classica operatività a scalini. Trend assolutamente crescente che non accenna ancora a rallentare, quindi è una gran coin Cake di fatto. Poi 51 minuti, tra un po' c'è da andare.
Su Bybit adesso hanno aggiunto il future di Bitcoin, il future di Bitcoin. Che differenza c'è tra il future e il perpetual? Sono alle prime armi, come puoi immaginare. Ma occhio, se sei alle prime armi a giocare con i future e i perpetual, occhio a non farti del male. Comunque, la differenza è che il perpetual non scade, ovvero è uno strumento derivato che ha lo scopo di andare a copiare il prezzo del sottostante, quindi ha un prezzo praticamente uguale a Bitcoin, però ti fa pagare il funding, oppure tu ricevi il funding ogni 8 ore, a seconda del prezzo del perpetual, se è più alto o più basso del sottostante Bitcoin, tu avrai da pagare, i long pagheranno gli short o gli short pagheranno i long. In sostanza ti introduce un po' una componente di imprevedibilità, il perpetual, sotto forma di questo funding. Il future invece ha una scadenza nel futuro, non c'è il funding, però di solito il prezzo non è uguale al prezzo del sottostante, proprio perché è come se fosse una previsione futura sul prezzo di Bitcoin, e quindi bisogna stare attenti a questa componente, ovvero inizierà che avrà uno spread, si chiama, una differenza di prezzo rispetto al perpetual e a Bitcoin stesso, che sarà maggiore quanto più è lontana la scadenza, e all'avvicinarti alla scadenza si riduce, e proprio da lì poi nasce l'operatività di cash and carry, di cui però non vi parlo ora perché non voglio annoiarvi troppo. Banni 3 miliardi Cuba, e beh, non male, eh? Allora ragazzi, io vi direi di andare a vedere i grafici. Quando potresti fare un aggiornamento su Sovereign? Il suo cap è già arrivato oltre 90 milioni e il token si aggira sui 60.000 sat. È vero, ci sarebbe da aggiornarsi, perché stanno andando veramente forte loro, eh? Stanno facendo tanta roba e se ne parla anche parecchio ultimamente. Su Twitter leggo un bel po' di notizie a riguardo. Comunque, adesso andiamo a me lo segno sui compiti a casa anche quello. Andiamo a vedere un paio di grafici, così ci aggiorniamo un po' sul mercato e poi ritorno da voi. Partiamo proprio da Bitcoin, perché su Bitcoin, come vi dicevo, si stava presentando un'opportunità di setup long. Allora, su Bitcoin c'è un po' di ambivalenza da parte mia, cioè da un lato è bullish, estremamente bullish, e quindi mi viene difficile non andare a cercare un setup long. Dall'altro lato mi fa un po' paura la situazione, no, di tutti questi pump, di questa FOMO generale e dell'iperestensione complessiva del mercato, perché non dimentichiamo mai il grafico mensile, ok? Io questo me lo voglio imprimere qua nella mente, cioè quando mi viene voglia di, non lo so, dire ma sì, c'è ancora spazio per crescere o cose del genere, io prendo questo grafico e me lo imprimo nella mente, così mi rendo conto di quanto siamo estesi. Poi però, al di là di tutto, non ha senso andare contro trend, quindi fin tanto tenendo alta la guardia, quindi essendo pronti a difendersi con vari metodi, modi che vi ho anche descritto in un video dedicato. Fin tanto che però la domanda vince e prevale sull'offerta, non ha senso, ripeto, andare contro trend. Quindi al momento la situazione com'è? La situazione è che abbiamo appena rotto i massimi, vecchi massimi storici a 61.200 e ne abbiamo segnati di nuovi a 65.000, ok, questo spike. La resistenza attuale è a 63.600, ok, qua sopra abbiamo un attimino di chiusura di candele e il pool di offerta soprastante. Oggi abbiamo avuto una candela di sell-off, la prima da un po' di tempo, perché di fatto questa candela durante il top è stata una candela, è quella che dicevi tu prima nella market cap, una candela che ha provato a fare nuovi massimi, è stata assorbita, ha provato a dampare ed è stata assorbita subito dal primo pool di liquidità. Quindi una candela di pari e patta tra domanda e offerta. Candela del giorno dopo totalmente insignificante, priva di qualsiasi valore. E poi oggi abbiamo un tentativo di vendita, un sell-off, che ci porta dritto dritto ad attaccare due pool di domanda. Il primo, che è il medesimo che era stato attaccato qua, e il secondo, che invece si trova tra i 59 e i 60.000. Questo bello forte a questo pool di domanda, se ci fate caso, perché ve l'ho detto prima, è stato testato n volte dal basso, poi è stato assorbito e quindi acquista forza, ok, tonicità. Oggi è stato di nuovo attaccato dall'alto e al momento tiene, ok? Ha addirittura riportato la domanda, il prezzo sopra il pool numero 1.
Quindi io vi avevo detto stamattina, quando ci trovava, che doveva ancora fare tutto il dump, che c'erano due possibili entry per andare a cercare il long su una situazione del genere. L'entry sul pool di domanda 1 e l'entry sul pool di domanda 2, entrambi combinabili volendo, ok? Per andare a costruire appunto una posizione long. Posizione long ovviamente da portare avanti trend follower, non da andare a chiudere subito qui, perché non parlavo di intraday, parlavo più di una posizione sul daily da costruire appunto per sottipotesi di continuazione rialzista. Gli stop loss, dove li andiamo a posizionare? Allora, ci sono due livelli che secondo me si prestano estremamente bene a tal proposito. Il primo è questo 57.100, nonché ex range middle, l'ho chiamato, nel range di riferimento questo, ok? Su questo range di riferimento. Se andiamo a chiudere qua sotto, abbiamo come dire, un riassorbimento pressoché sicuro di questo breakout. Prima cosa che non ci piace, confermata dal fatto che non è che magari siamo rimasti solo qui e poi potremmo rimbalzare, ma siamo andati anche in profondità nel range, quindi la domanda non ha proprio reagito per il momento, e questo non è un bel segno. Se si vuole tenere uno stop ancora più largo, ancora più cauto, si può posizionarlo sotto al range low, quindi al dire addirittura ho perso anche il range, ho fatto un falso breakout, sarebbe, che già in teoria il falso breakout lo avremmo se andiamo a perdere questa candela, che è la candela di breakout. Vi ricordo che la teoria dice che quando c'è un movimento che rompe un vecchio massimo, quel movimento è annullato se in seguito si va ad assorbire la candela di genesi di quel movimento lì. Io di solito seguo queste pratiche per andare a fleggare un falso movimento. Poi la conferma ulteriore ce la dà ovviamente la perdita di altri supporti un po' più lontani, e quindi qua vengono in gioco il supporto 1 e il supporto 2. A scendere c'è anche quest'altro supporto e quest'altro qua giù e così via, però qua stiamo già parlando di uno scenario totalmente diverso. Io sto parlando adesso di una posizione costruita speculativamente sul breakout stesso, sugli ultimi nuovi massimi, finalizzata a seguire a rialzo, e quindi con stop che abbiano senso per una posizione del genere, ok? Che qualcuno mi aveva scritto, mi fa: ma come mai non metti lo stop qua sotto? E beh, caspita, cioè, se vado ad aprire una posizione qua e vado a mettere lo stop qua giù, insomma, che posizione è? Non è una posizione speculativa, ho un rischio rendimento pessimo, e quindi da lì il senso un po' di questo contesto. Ovviamente non è l'unico approccio che si può avere, perché si può anche avere un approccio su ipotesi invece di ritracciamento più profondo, che però secondo me può valer la pena quantomeno attendere la conferma di assorbimento del break stesso. Quindi io posso dire: bene, ho assorbito questo movimento, quindi chiudiamo qua giù, secondo me continuiamo a scendere ancora un po', andiamo a ripescare dai minimi locali che abbiamo fatto in questo periodo, e allora si può iniziare a ragionare dicendo: bene, proviamo a fare una posizione più accumulativa. Quindi esempio: accumulazione 1, accumulazione 2, accumulazione 3, accumulazione 4 e così via a scendere. Poi bisognerà scegliere un livello oltre il quale questo continuare ad accumulare a ribasso è un errore, perché vuol dire che il trend inverte. Secondo me un livello che ci potrebbe dire questo è la perdita dei 44-46.000, cioè se andiamo a perdere questa zona o addirittura anche i 40, cioè andiamo a rientrare qua giù, abbiamo completamente perso la zona di top e tutta l'ultima parte di movimento, e tra l'altro qua avremmo formato una sorta di cuneo, ok, un rising wedge della peggior specie. Ok, quindi attenzione a queste possibilità. Per il momento però non ha senso andarsi a proiettare chissà dove nel futuro con la mente, stiamo a vedere come reagiamo nell'immediato. Il trend è bullish, è tutto bullish, quindi non facciamoci la testa e vediamo come reagiamo appunto su questi due pool di domanda e sul livello 59-60.000 per vedere se facciamo un falso break oppure no. Da lì poi decideremo ciò che seguirà.
Poi il nostro Ethereum che ci fa sognare. Allora, Ethereum spinge, 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 spinge. Guardate che roba. Lateralità, vi ricordate anche qui avevamo tirato fuori sempre i nostri setup dal pool di liquidità in domanda con stop qua sotto. Ci sono state tantissime opportunità per costruire la posizione long. Poi ha pompato e al momento ha fatto anche un bel bullish retest su questo supporto 0.0385, che è un supporto settimanale che nasce da qua. I supporti settimanali, ragazzi, su Ethereum sono spaziali, funzionano a meraviglia. Poi che altro? Beh, adesso c'è da vedere se continua la sua corsa. Se la continua, il target è questo qui, 0.043 0.045, e ragazzi, se supera questo target qua, mamma mia, allacciate le cinture, perché to the moon si va, to the moon. 0.0554 è il prossimo target. Con la narrativa delle IP1559, quelle cose lì potrebbero allinearsi un po' bene i pianeti e dare una bella carica a Ethereum. Dai, io sono sempre dalla sua parte, non ve lo devo neanche dire. Poi BNB, perché so che me lo chiederete, visto che ormai me lo chiedete sempre. Anche il nostro BNB, vedete, è andato a pescare dal pool di domanda sulle 4 ore che avevamo identificato come possibile entry aggressivo. Allora, ecco, qua ci ha pescato, però la domanda non sembra particolarmente vincente. Cioè, guardate la reazione. Pump della domanda, cioè pump, reazione della domanda, ma poi l'offerta ci ha subito rivenduto. Poi c'è stato un altro rimbalzino, ma al momento non lo so, non sembra vigorosissimo. Quindi personalmente adesso non andrei più a cercare il long lì, ma aspetterei di capire una struttura magari un po' meglio definita sul time frame giornaliero, ok? Quindi questo diventa troppo rischioso al momento, cioè era valido finché non abbiamo visto la reazione, perché non è che un supporto è detto a caso solo perché oggi è così, allora non vale niente. Da oggi ci ha dato qualche informazione in più, noi aggiorniamo le analisi e adesso diciamo questo. Eventualmente, se lo andiamo a perdere, abbiamo qua sotto il nostro prossimo livello, che potrebbe essere questo qua, tac, così, ok? Quindi questo cluster, ho incluso anche le shadow giusto per alzarlo un attimino, potrebbe essere il seguente supporto sul quale tenere d'occhio eventuali segni di domanda anche su time frame più brevi per andare a pescarci dentro. E questo direi che è quanto, no? Dunque, vediamo, leggo un'ultima domanda. Cosa ne pensi di BTT? L'abbiamo già analizzato. Ciao Luca, come individui cycle top, sono terrorizzato dal cross del P-Cycle Indicator. Allora, io semplicemente cerco di non anticiparli con indicatori o cose varie, ma quando vedo la price action che mi fa pensare a un possibile ritracciamento, quindi una struttura che si rompe, minimi decrescenti, lateralità con tendenza ribassista e così via, allora magari inizio a difendermi un attimino. Ma se no, non cerco di anticipare appunto i nostri top, perché di solito non funziona e i rischi sono maggiori dei rendimenti. Sicuramente. Casalinga di Voghera, attenzione, c'è una domanda seria da parte della casalinga di Voghera. Questa volta ti pongo una domanda seria. Quali libri o videocorsi sul trading consiglieresti? Ho iniziato a leggere Analisi tecnica di Murphy. Ritieni che sia valido per le cripto o pensi che ci possa essere di meglio? Guarda, io l'ho letto, a dir la verità, l'ho letto anch'io, perché mi sembra ottimo per imparare l'analisi tecnica. Però l'analisi tecnica e il trading sono due cose molto molto diverse, mi raccomando. Uno può essere bravissimo a fare analisi tecnica e pessimo a fare trading, perché dall'analisi tecnica al trading si introduce tutta quella parte di gestione capitale, gestione rischio, allocazione del rischio per posizione, la gestione delle serie di vincite, serie di perdite, tutto quel money management noiosissimo, e in più l'operatività, l'emotività, che è veramente un nemico giurato del trader. Quindi io ti dico la verità: imparati l'analisi tecnica anche sui libri,
Puoi approfondire tutto online, trovi tutto online, non c'è bisogno di andare a fare videocorsi da centinaia di euro, migliaia di euro, perché di solito i corsi di trading, mi duole dirlo, ma di solito chi te li vende della fuffa, cioè 9 su 10 sono fuffosi. Io ti direi quasi anche 10 su 10, ma voglio essere fiducioso che ancora una perla rara lì in mezzo ci sia. E quindi io ti direi non buttare i soldi, magari quei soldi che avresti buttato per comprare il corso di trading, usali per provare a fare trading. Magari guardati Trading Consapevole che ho condiviso su YouTube in maniera gratuita, ti dà un po' di indicazioni sul mindset e sulla gestione del capitale. Poi da lì bisogna provare, bisogna mettersi in gioco, provare, vedere, farsi le proprie statistiche, imparare a trovare i setup, e lì ti aiuta lo studio dell'analisi tecnica e così via. Secondo me, quello è il way to go, insomma. Poi con tutto quello che hai guadagnato con Doge, sicuramente adesso non te ne frega niente di comprare corsi, hai soldi da buttare. No, scherzo. Comunque questo è il metodo che mi sento di consigliare. Provare, 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 fare esperienza, perché non c'è libro, non c'è corso che possa dare lo stesso risultato dell'esperienza stessa. Esiste un gruppo Telegram oltre al Discord, un canale Telegram dove posto solo ed esclusivamente io, così non è un casotto, ok? Amici, io vi direi, e poi ecco, sul canale Telegram io condivido sempre i setup, come nei live condivido le analisi, proprio allo scopo di farvi vedere come opero io, non per dare segnali, attenzione, non sono segnali di trading, ma per dare spunto, secondo me non c'è modo migliore di imparare che vedere le analisi di qualcun altro e capire perché le sta facendo. Quindi io capisco come funziona la price action, come agisce una persona e così via, e quindi magari dico: aspetta che ci provo anch'io, provo a farlo in quest'altro modo, eccetera, eccetera, eccetera. Basta, non parlo più, ho parlato troppo. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend. Noi ci vediamo lunedì. Mi raccomando, lunedì penso alle 18, non so se tarderò ancora, comunque vi avviserò nel caso. Stavo pensando quasi di spostarli tutti alle 19 di default. Vediamo, vediamo, vediamo. E seguitemi su Twitter, mi raccomando, eh? Seguitemi assolutamente su Twitter. Un carissimo saluto, buon weekend, alla prossima e to the moon!